Tra 5 minuti sono pronto, ci possiamo collegare quando volete. Radio Carro, la radio strana per gente strana che ti fa sentire strano. E la Madonna, e la Madonna. È un chilo e mezzo lì, eh. Comunque il tuo e la Madonna mi hai fatto morire. Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi di cosa parliamo? Eh beh, ieri abbiamo fatto un bel mix. Oggi invece ci concentriamo, dai, un po' sul calcio. Almeno parliamo un po' di calcio. Visto ieri sera, oggi partiamo bene, ieri sera, parte il secondo tempo del derby di Coppa Italia Milan-Inter. Cosa dire su questa partita? 0-0 ci sta, perché alla fine, visto le forze in campo, si eguagliavano, quello è da dire. Quello che ho notato sono tanto gli errori di base, sembra. Sono giocatori stanchi, questo sì, specialmente nell'Inter, vedo molti giocatori stanchi. Cioè, sono questi errori che hanno fatto ieri sera, questa è la mia valutazione, eh. E si vede proprio da giocatore stanco. Ho visto che sia Inzaghi sia Mister Pioli hanno fatto sì delle sostituzioni, però tutte verso gli ultimi 20-25 minuti di fine gara. Quindi quello che si è notato è proprio questa cosa qua. Strano, però se mettiamo a confronto il Milan e l'Inter, diciamo una rosa più ampia forse quella dell'Inter e anche con qualità, però è anche vero che è dettato che sta giocando tanto l'Inter, ha giocato con Liverpool, ha fatto un campionato e comunque ha qualche partita in più l'Inter sulle gambe rispetto al Milan. Un Milan che non ho visto Milan, ditemi quello che volete, ma non ho visto il Milan di sempre. Non è Milan squadra. Poi solo ho visto non più il ritorno di nuovo sulla qualità del Milan, non piazza più tanti uomini in aria. Questo è un dettaglio che il Milan sta perdendo. E poi c'è questa cosa qua che non riesco a capire, perché io parlo del Milan, sapete, guardo sì, vabbè, anche l'Inter, però con un occhio diverso. Però noto che nessuno più calcia da fuori, cioè ieri sera in più occasioni nessuno che calcia da fuori. Ma perché? Cioè vogliono entrare tutti con palle e giocatori in porta, in rete. No, calcia anche da fuori. Mi ripeto, quel fraseggio lì davanti l'aria va bene se trovi un giocatore smarcato, tutto giocata con in prima intenzione, però se c'è la possibilità, ragazzi, si calcia. Cioè l'ha fatto solamente Florenzi quella calciata lì. Una volta calciava anche Saelemaekers, anche se io Saelemaekers lo sapete che non lo adoro come giocatore, però ogni tanto prima ce la buttava. Vabbè, che lui fa sempre quello, lui prende dal destro, mette la palla sul sinistro, calcia, palla rientrare. Ormai i portieri, ormai diciamo che i portieri e le linee difensive sanno come gioca, te lo chiudono lì in 4-4-8. Non ho visto la luce in Leao, ma ho visto un Leao veramente un po' imbruttito quando è stato dettato la sua uscita dal campo. Però ragazzi, ma non puoi andare così. Questo, a parte che è una partita importante, perché non sottovalutiamo la Coppa Italia, tante Coppa Italia, no, è una bella competizione, quindi cioè, teniamoci anche a questa. Però vi ripeto, un po' imbruttito Leao, mi è piaciuto Diaz quando è entrato, subito a palla, un buon Calabria, un buon Florenzi, poi questo Tomori, chiude dappertutto sto ragazzo.
chiude dappertutto. Mi dispiace, vedremo le conseguenze di Romagnoli, cosa gli è successo a sto ragazzo qua, perché andiamo a vedere. E poi un Teo Hernandez, cosa dire? Cioè, vedendo le prestazioni che fa questo ragazzo, veramente da fare il chapeau, ma la grande proprio, perché rientra, fase offensiva, fase difensiva, gioca di furbizia, il falletto tattico te lo fa, cioè completo, è completo. Beh, comunque poi c'è la farsa del rigore, ma non è rigore. Poi ieri sera sono andato, ho voluto vedere il post partita, ma vi ripeto, 20 minuti cambiato canale. È giusto due fattori: il gol, il rigore, che poi vedendo poi il commentatore ex arbitro di canale Mediaset, che persona affidabile, direttore di gara, quindi ne sa, anche lui dice no, non lo era, anche perché poi hanno fatto vedere che la visuale data dalla televisione e la visuale data vista poi dal direttore di gara in campo è diversa, l'angolazione è diversa, quindi il direttore di gara in quel caso in campo vede nettamente che non è un'azione da rigore, esattamente da rigore. E poi sono andato a vedere quella brutta entrata dell'attaccante dell'Inter sull'uscita di Maignan. Quello che ho voluto vedere non è tanto, allora io vi parlo, uno lo vede così, se io vi parlo da occhio da tecnico, da mister, l'ha fatta apposta, perché sono andato a rivedere proprio fermo immagine. Lui, di solito gli attaccanti, se vogliono portar via, quando si trovano così, la palla non è mia, non è tua, che arriva prima se la prende, di solito, di norma, l'attaccante ci arriva con la punta dello scarpino. In questo caso lui è arrivato con la pianta del piede puntata verso il portiere, quindi non è arrivo prima io alla biglia, ma è se non la prendo ti faccio male. E questo è stato poi anche il, diciamo, quel direttore di gara che era negli studi, ha confermato, diciamo, la mia idea. Io ero a casa con mio figlio vedendolo e faccio male, per me vabbè, giallo, dai, diciamo giallo, gli ho detto vai, diciamo giallo. Però se vai, ovviamente il direttore di gara non è che lo vede fly lì, lo vedi dopo nel post partita con le varie inquadrature, e lì c'è, era quasi da rosso, per me era quasi da rosso, perché non si può entrare così su un portiere, si fai male. Quindi l'intenzione non era andare a prendere la biglia, ma è brutto a dire, ma era far male al portiere. Quindi capiva, però poi di norma l'atteggiamento degli attaccanti, e quando vedi che non ce la fai, puntano già, se non arrivano con la punta dello scarpino sulla palla, dov'è? È puntare prima del portiere per saltarlo. Lui l'ha travolto, quindi c'è stata l'intenzione. Però vi ripeto, sempre mia idea, quindi la vedo così. Vabbè, poi questo 0-0 da una parte, vabbè, per entrambi, dai, perché non possiamo, siamo sportivi. Adesso rivediamo al ritorno. Qui c'è ancora la regola che la partita di ritorno sarà Inter Milan. Quindi, se mettiamo caso il pareggio 1-1, vincerà sulla carta il Milan, perché il gol di trasferta vale doppio. C'è ancora questa regola qua su questa competizione. Andiamo avanti. Adesso ho detto che parliamo del calcio, ma vi parlo del calcio, quello che piace a me, quello dilettantistico. E qua ci sono due note
uno, vabbè, io parlerò della prima squadra che ieri sera ho incontrato. Ieri sera ho fatto una bella cosa, una cosa stupenda per i ragazzi, una novità. E mi è dispiaciuto quando ne hanno parlato che loro non avevano mai provato questo tipo di allenamento. Ma ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo, ci arrivo. Ieri sera, dicevo, mi sono presentato in società con qualche minuto di anticipo, perché domenica è che ero un po' preso per altre cose, però davo sempre un occhio, visto che alla prima squadra e il risultato che portava. Scusate, adesso ve lo dico, sto accendendo la sigaretta, non so, sono pirla che fu. Vabbè, comunque, ho detto, mi sono presentato in società qualche 10 minuti prima, perché volevo andare a parlare con il portiere della prima squadra. Si chiama Luca, è un ragazzo con tantissima esperienza, infatti ha circa 40 anni il ragazzo, però agile veramente, ma veramente tante volte ha salvato il risultato a questa squadra con degli interventi fatti bene. Poi vabbè, vi ripeto, esperienze ne ha, quindi è così. Sono andato a parlare con Luca, faccio: Luca, ma allora, e fa: mister, non andiamo bene qua, perché se ne è accorto che prima della partita, nel ritrovo era 1:30, c'era gente che arrivava 1:35, 2:20, oppure l'1:30 precisa, e fa: mister, non va bene, questo è un atteggiamento sbagliato. Perché? Perché 1:30 di solito si ritrova 5 minuti prima, convinti, invece va: mister, questi entrano con le cuffie, col telefono in mano, addirittura non con l'iPad, perché continuava a vedere una partita, non so di che cosa fa. Allora mi sono girato subito le scatole. E poi il risultato qual è? In campo non c'eravamo. Era una squadra che, questa squadra, lotta per la salvezza, quindi neanche per arrivare in classifica e andare a salvarsi direttamente dalla classifica, ma cercare di andare a fare i play-out. Quindi adesso serviranno 18 punti per riuscire ad arrivare ai play-out. Poi te la devi giocare, quindi sarà difficile. Vabbè, comunque, chiuso anche questo argomento. E adesso passo ai miei di ragazzi. Perché, scusate, vi ho parlato, perché quello che non ho detto e ho sbagliato. Questo Luca qua è veramente un ragazzo di 40 passanni, ma voi dovete vedere, è un ragnetto. Io lo chiamo ragnetto, io la prima volta gli ho detto: faccio Luca, ma sei un ragnetto, cioè va da palo a palo, cioè lui con l'estensione che ha va da palo a palo, ed è veramente impressionante per l'età che ha. Si allena 4 volte a settimana, 2 allenamenti dedicati e 2 allenamenti li fa con la squadra, anche se in questo caso a lui basterebbe un solo allenamento con la squadra, però lui si dedica, infatti ha un fisico asciutto, è veramente elastico, un ragnetto, la parola giusta è ragnetto. E quindi gli ho sempre fatto i complimenti dal primo giorno che l'ho conosciuto, ed è veramente una persona stupenda. Poi ci tiene alla squadra, lui dice: sì, è una squadra di giovani, fa, però delle regole bisogna metterle. E l'allenatore è molto più giovane di lui, e quindi ogni tanto va anche un po' in crisi, mi dice: ma io, cioè, sono più grande dell'allenatore, non posso, anche se ho tante esperienze, cerco di aiutarlo, ma non posso, sta fuori dalle regole a dire qualcosa alla squadra. Però domenica, in gergo si dice, ha sbroccato con la squadra, e ieri sera per quello sono andato a trovarlo, e mi ha raccontato un po' di cose. Avere certi personaggi in certe società è fondamentale. Poi sta, io dico sempre, nell'intelligenza delle persone andare ad apprendere dall'esperienza, specialmente di un giocatore del genere, quindi che ha fatto anche il lato professionistico nella sua vita. Quindi vabbè, spero che le cose migliorino. Adesso parliamo dei miei bagai, come si dice in Brianza, dei miei bagai. Settimana scorsa, io vedendo il calendario, ho delle partite
con società che giocano nel classico campo in sintetico. E quindi gli ho chiesto ai ragazzi: ragazzi, vi siete mai allenati in un campo in sintetico? Perché non vorrei, conoscendovi poco, detto, non vorrei che poi andiamo a giocare in quel campo in sintetico e mi andate in crisi. Quindi la risposta è stata no, mister, cioè in questa stagione ancora no, e questo mi è sembrato stranissimo da parte di un mister che vede il calendario, che hai determinate partite e non, diciamo, fai provare, quindi fai vari allenamenti sul campo in sintetico, e questo non è stato fatto. Beh, alla fine, allora, parlando e ragionando con il direttore sportivo, nella serata di ieri sera li ho portati sul campo in sintetico. Loro hanno giocato le partite, però giocare le partite e allenarsi sul campo in sintetico sono due cose diverse, come sono due mondi diversi. Una squadra che si allena costantemente sul campo in erba, anche se da noi è un campo in erba con dossi, perché il nostro ha pure questa cosa qui che è veramente la palla incontrollabile in alcuni punti del campo. Beh, è fondamentale far provare i ragazzi a fare gli allenamenti sul campo in sintetico. Quindi vi ripeto, una squadra che si è sempre allenata sul campo in erba va a giocare in campo in sintetico, è una squadra che già parte con un 30% sfavorita, perché la velocità, io lo chiamo velocità di biglia, la velocità di palla è maggiore. Poi specialmente se te la giochi in una giornata uggiosa, ancora lì, allora la velocità, quando la palla calciata in altezza, ma facciamo anche 50 cm, una volta che tocca l'erba, la parte sintetica prende ancora più velocità. Quindi ieri sera cosa ho fatto? Ho riempito due bottiglie d'acqua, ho bagnato una parte, proprio un angolino del campo, giusto per fargli capire cosa significa giocare in un campo in sintetico, e ho fatto anche questo. Poi tutta la serata, due ore dedicate proprio al movimento della palla, come si calcia, come si ragiona su un campo in sintetico, le velocità, le movenze, perché sono tutte cose da diverse. E poi ieri sera, il grande piacere è stato da parte di un genitore che costantemente viene a vedere il figlio che si allena, mi ha fatto piacere, perché dice: mister, ma lei veramente ci mette tanto qua, io lo sento, ogni tanto sento che le sbrocco, io sbrocco perché inizio un po' a urlare, ecco, un po', urlo, perché non va bene alcuni atteggiamenti non vanno bene, e quindi devo farmi sentire, perché sennò si perde il filo di concentrazione, il filo di discorso, e poi gli esercizi vengono eseguiti male, e quindi comporta poi che cosa? Che quando ti presenti in campo alcune situazioni, alcuni meccanismi non funzionano. Quindi io sto adottando la metodologia del chi non sta attento io ti faccio correre la squadra. Quindi ieri sera si è presentata di nuovo questa situazione, io spiegavo l'allenamento e c'era qualcuno che era distratto, e allora cosa ho dovuto fare? Gli ho detto: va bene, adesso facciamo così, adesso vai e continui te l'esercizio che ho fatto fare. Se non viene eseguito come ho spiegato, perché serve a voi, in questa maniera fatto così, mi dispiace, ma l'intera squadra corre. Alcuni risentiti dicono: no, mister, no, faccio, ragazzi, vi dovete guardare, siamo una squadra, questo non è gioco da singolo, è da squadra. Quindi se c'è qualcuno che parla di stato, siete voi che aiutate la squadra, prendendo la persona in questione e dire: ascolta, stai attento, perché sennò dopo in campo non stai attento perché dopo corriamo, no, stai attento perché dopo
cosa succede? Che in campo le cose non vengono fatte e poi si vengono a subire magari azioni contro e non sappiamo come reagire. Infatti ieri sera si lavorava più sulla ripartenza del nostro avversario, come fermarlo, le posizioni da attuare e piccole cose. Quindi niente, alla fine la squadra ha fatto due giri di campo. Io ho dispiaciuto, perché non è che, perché vabbè, per noi va bene, si chiama fondo, la squadra ti corre per due minuti, mettiamolo come fondo, iniziamo a aumentiamo il fiato, no? Però da una parte mi è dispiaciuto, perché ho lasciato lì 10 minuti di allenamento e questo non va bene. Però d'altronde qualcosa bisogna fare, perché così non si può andare avanti. Essere distratti e fare certe cose non va bene, perché dopo in campo la si paga. Beh, comunque, ritorno al complimenti fatti da questo papà, perché dice: mister, vedo che lei è una persona attenta, mi segue tutti, cerca di fargli capire ai ragazzi cos'è il mondo del calcio, mi incazzo quando vedo. Ma immaginate, adesso vi do l'esempio di ieri sera, andavamo sulla parte prima dell'esercizio sul controllo della palla, cioè controllare una palla. Io ho detto un passaggio, il ragazzo la deve controllare col piede sinistro e poi calciare, fare il passaggio col piede destro. Quindi è un attuare il controllo prima della palla, per poi dosare giusto con una palla giusta, calciata con una certa forza, indirizzarla verso il proprio compagno. Lui si è presentato facendomi il ciocchino, no, la prende in una certa maniera, fa 360 gradi su se stesso, poggia la palla al compagno e gli faccio, lui si chiama Pietro, gli faccio: Pietro, lo so che tu tecnicamente sei bravo, nulla da dire, anzi, avere ragazzi che hanno tecnica in sé, però ho detto, se tu mi fai questo discorso e fai certe cose, poi lo vogliono fare anche gli altri, e qui non abbiamo ragazzi che hanno le tue stesse capacità, non per magari sminuire il resto della squadra, però ho detto, impara le basi sono fondamentali, controllare un pallone è fondamentale, saper calciare una palla in un determinato modo è fondamentale, poi ve li insegnerò io, se volete, il sombrero, il no look, il destro sinistro veloce, sono tutte cose belle da vedere, però se prima non ho in sé capito come si gestisce, si controlla e si calcia una palla, possiamo dimenticarci il giochino. Quindi gli ho fatto un semplice esempio, ho detto ragazzi nella vita si nasce, si gattona, si cammina e poi si corre, ma io non ho mai visto un bambino che nasce e corre, ci sono delle fasi, prima di saper correre bisogna saper camminare, prima di camminare il fattore di gattonare, ti inizi ad alzarti, avere le prime esperienze di equilibrio per poi camminare, ma ci sono delle fasi, ecco, quindi non bruciamo i tempi, perché i fondamentali, per quello si chiama, lo dico una parola stessa, sono i fondamentali. Quindi anche ieri sera abbiamo dato questo briciolo ai ragazzi, speriamo che nel tempo acquisiscano tutto ciò che io gli non impongo, gli consiglio. Vi ripeto sempre, quando ti confronti con dei, scusate se ci sono dei rumori, ma le strade italiane hanno poca manutenzione, quindi, e stavo dicendo, ho perso il filo del stavo dicendo, spero che tutti i consigli che gli do riempino il loro, io lo chiamo zaino d'esperienza, no? Perché avere dei buoni fondamentali, e gli si spiegavo, ho detto: ragazzi, nessuno poi alla fine vi obbliga di stare in questa società, cioè ti diverti, va bene, però può esserci nel corso della vostra nella vostra vita di andare a fare anche un'altra esperienza e presentarsi in un'altra società,
è non avere i fondamentali in campo. Ma poi non è solo quello, perché gli sto insegnando anche il rispetto dello spogliatoio. Quindi si arriva, ci si cambia, poi la borsa va messa o sotto la panca o sopra la panca, dove il tirar fuori l'accappatoio, appenderlo, le ciabatte pronte sotto. Cioè sono delle piccole cose che uno dice ma non per un calciatore. No, invece sono fondamentali. E anche questo, stare ad esempio, questa è una squadra che su 17 che ne ho, 5-6 si facevano la doccia. No, io ho parlato con i genitori, ho detto no, la doccia è obbligatoria, ve la faccio diventare obbligatoria. Perché? Perché i ragazzi hanno bisogno. Vivere lo spogliatoio è fondamentale. A parte che, dico, allora, vi siete lamentati, io parlavo con delle mamme, ho detto, vi siete lamentati, avete i vostri figli per 2 anni, non hanno fatto niente, li chiusi in casa, di qua, di là. Adesso, meno male, grazie a tutto, a 360 gradi, si sono aperte più possibilità, ci danno la possibilità adesso di vivere gli spogliatoi. Ho detto, fategliela fare la doccia, uno perché il ragazzo non si ammala, fare la doccia non ci si ammala il ragazzo. Però dopo, sai, la risposta classica di quelle mie, ma dopo facciamo tardi. Il signore ha detto, guarda che fare la doccia qua e fare la doccia a casa, il tempo è quello. Però ho detto, qua mi vive la squadra, parla, si ride. Io sono uno che prima dell'allenamento o prima della partita, no, io voglio il silenzio assoluto, perché ci deve essere, dico, ragazzi, ti sto insegnando questo, è concentrarsi sulla partita. Quindi va bene parlarci, vi potete confrontare tra di voi sulla posizione, magari sai, se io prendo palle e tu sei qui, allora cosa faccio? Devono fare questi tipi di schemi, poi io gli porto lì lo schema, come si gioca, do le posizioni, gli faccio le freccette, come mo, perché all'inizio bisogna fare così, non avendolo mai fatto devi partire veramente con 2 passi indietro, non 2. Però è importante che mi ricepiscano e mantengono e memorizzino tutto ciò che viene fatto. E gli stavo dicendo, e mi devono vivere lo spogliatoio. Invece dopo la partita, dopo l'allenamento, io quando li sento urlare, urlare, però quando li senti parlare, ridere, scherzano, ma cosa non è bello? Cosa hanno passato questi ragazzi? Adesso che vedi che gli spogliatoi vivono, come dico io, a me fa enormemente piacere. E vi dico di più, io in alcune cose, esempio, vi dico degli esempi. L'altra sera, nella serata di martedì scorso, uno o due ragazzi, io do il materiale personale, le pettorine, deve essere personale, evitiamo mille cose, non voglio che si beva dalla stessa borraccia, quindi le borracce devono essere personali. Allora, al primo terzo, diciamo un terzo dell'allenamento, io do sempre 3-4 minuti di pausa, ma pausa seduti, fate quello che volete, l'importante è che non prendete il pallone, non mi correte, fate quello che volete, vi do 4 minuti di libertà anche per staccare un attimino, riossigenare e tutto quello che ne viene fuori. Allora, un ragazzo mancava la pettorina, e cosa gli dici? Poi ci sono degli esercizi da fare con divise le squadre, anche la partitella finale. Quindi ho detto, guarda, io non, di solito si danno le multe, a me non va a dare le multe. Però ho detto, facciamo così, se manchi in qualcosa, porti le patatine, uno porta la Coca-Cola. Beh, comunque, da quando sono arrivato io, i genitori si lamentano perché i ragazzi vanno a casa e mangiano meno, non che non mangiano. Perché c'è sempre qualcuno, mister, non ho i pantaloncini, mister, ho dirigato i calzettori. Uno si è permesso, mister, ma però mia mamma non mi ha messo dentro la pettorina, lì mi sono incazzatino, e ha detto, ascolta, il calciatore sei te, non è la mamma, il borsone devi prepararlo te. Poi, vabbè, c'è essere l'aiuto della mamma, ci sta, ha detto, allora fai così, giovedì mangiamo tutto a spese tue. Quindi ricordi che noi siamo in 17, io prediligo il salato, e quindi poi alla fine
non mangio mai con loro perché non mi permetto di, se assisto, vedo, gli dico di non buttarmi in giro le cartacce, perché no, perché gli ripeto sempre, è il rispetto, avere rispetto dello spogliatoio, quindi su quel lato lì sono bravi, quindi, però immetto questa regola qua, quindi sono un po' di sere di allenamenti che ci sono sempre, patatine, Coca-Cola, una sera c'è questo, non c'era Savoiardi, e l'altro ha portato i panini imbottiti, e quindi cioè, sto animando lo spogliatoio, ritornando, facendo i passi dietro, proprio questo genitore che porta al centro sportivo suo figlio e poi sta lì a guardare gli allenamenti, mi ha fatto i complimenti perché dice va, con quelli che abbiamo avuto come mister antecedenti, lui si veniva a calcio, cioè con la passione un po' portata anche dalla, diciamo, dalla squadra del cuore che segue, quindi vabbè, interista, dico vabbè, ognuno ha le proprie, no? Era meglio se era milanista, no? Sì, scherzando la battuta, però mi fa, mister, io non ho mai visto, lui si chiama Pietro, quel ragazzo di te, fa che proprio arriva, dice mamma, guarda che sono le 6:05, non devo far tardi, sennò devo portare da mangiare, e il mister mi sgrida, fa, io non ho mai visto mio figlio così, cioè c'è la partita, prima sì, ma a me dai, c'è la partita, con quel voglia non voglia, poi mi dice, poi con questa storia che lei fa, ad ogni allenamento non fa mai fare le stesse cose, lui dice più di una volta a tavola, cioè prima televisione, se arrivava a casa televisione, magari c'erano, non so, mi dice i cartoni animati o non sé, un telefilm che segue i ragazzi. Adesso no, cioè, sai papà, sai che il mister adesso stasera abbiamo fatto questo, poi cioè, è contento. E poi mi viene a casa, mangia, è morto nel lettino, dice. Poi mi fa l'altra parte qua, mi allena perché vedo il comportamento. Però mi fa quello che mi piace, è che il ragazzo non è solo Pietro, perché sento poi alla fine altri genitori che dicono la stessa cosa. È che veramente hanno la fortuna, hanno finalmente, come dice, finalmente, dopo tanti, finalmente una persona che gli fa credere in loro, gli fa piacere il mondo del calcio, sento durante le partite sempre la solita frase, senza fallo, e invece alcuni gli dicevano, dai, però hanno spallata, no, senza fallo, il rispetto delle regole, mi fa piacere anche a me vedere qua, venire alla sera a vedere gli allenamenti dei ragazzi, e comunque vabbè, e sono arrivati i complimenti anche da questo genitore, li ripeto sempre, non vivo di complimenti, quello che mi fa piacere è che alcune persone capiscano cosa voglio fare con i loro ragazzi, quindi è un bello sport, come dico sempre io, ce ne sono tanti e questo è uno dei tanti, però devono capire cos'è il calcio, non è solo quello che si vede in televisione, ma c'è tutto un mondo dietro che è fantastico, è tutto da esplorare. Poi vi ripeto, è esperienza ad ogni allenamento, cresci ad ogni partita, poi ti rapporti con dei ragazzi veramente bravi, io sono contento di aver fatto non uno, non due, ma tre passi indietro, perché allenando anni fa le prime squadre, le juniores, avendo a che fare con ragazzi di 23-25 anni e anche più grandi, adesso mi ritrovo con dei piccoli campioni, 2009, hanno 13 anni, cioè rapportarti non è semplice, però cresco più con loro che con a rapportarmi con ragazzi di 18-20 anni, e questo mi ha fatto, ripeto di nuovo, ma veramente piacere aver fatto questo tipo di scelta. Va bene, oggi abbiamo esagerato, siamo quasi a 34 minuti di trasmissione, va bene, dai, e come solito cosa dico, cambiamo formula oggi. Allora partiamo dal ringrazio tutte le persone che aiutano, si dedicano agli altri, come dico sempre, basta anche una telefonata,
a persone veramente che vivono da sole, non hanno nessuno, gli serve proprio quella parolina, quella telefonata, quello squillo del telefono, che li rende importanti, ecco. Quello che rende importante è che c'è sempre qualcuno che pensa a loro. E poi, come solito, auguro a tutti una buona giornata e a risentirci, speriamo domani. Devo trovare anche il tempo per farle le puntate, non è semplice, non è che apro, registro, faccio, dico, no, bisogna poi, come vedete, prendere delle informazioni, l'informazione deve essere sempre precisa, non dare numeri a casaccio o fare nomi così giusto per farli, ma bisogna attingere a delle informazioni, quindi bisogna trovare anche il tempo per farlo, io per... lo faccio sempre volentieri, quando posso lo faccio, sì, e lo faccio anche volentieri, va bene. Niente, l'ultima piccola chicca, Maurizio, vabbè, no, io ho ascoltato la puntata di ieri e gli ho mandato un vocale al gruppo dicendo, gli ho detto, Maurizio, vedi che le cose all'inizio sembrava che io te le avessi buttate lì, qui sto parlando della crisi dell'Ucraina, e gli ho detto, Maurizio, vedi che piano piano vieni dietro al mio ragionamento. E vabbè, dai, comunque mi fa piacere che anche Maurizio, anche come tante altre persone, non ascoltino solo da una fonte, ma si attingano informazioni da più fonti. Va bene, dai, termino qua, dai, 36 minuti. Buona giornata a tutti.